A me è rimasta in testa soprattutto questa domanda: come essere missionari oggi nella realtà di oggi? E la risposta che io mi sono, che per me ho percepito durante questi vari incontri, interventi e contributi che abbiamo ricevuto in questi giorni la prima cosa è quando si parla di chiesa in uscita. E io credo che l'uscita non comincia dalla Chiesa, ma comincia da me. E io ho bisogno di uscire dai miei schemi, dalle mie abitudini, dai miei gusti e dalle mie sensibilità. Perché se non esco, non incontro gli altri. Quando io mi chiudo nelle mie convinzioni, dico: queste sono le convinzioni, quelle giuste. E comincio a parlare con qualcuno che ti dice: ma guarda che quelle cose lì, io ho sempre vissuto anche senza. E il rischio è di condannare, di dire: allora non hai capito niente della vita. È la chiusura totale della dimensione missionaria. È la chiusura totale. Dobbiamo uscire dai nostri schemi. Non possiamo pensare di essere fedeli a noi stessi e alle nostre abitudini. Se no, non siamo missionari. In questi giorni si è detta una cosa fondamentale: dobbiamo essere fedeli a Dio e all'uomo. Fedeli a Dio e all'uomo. Questa mi sembra la chiave. Troppo spesso noi rischiamo di sentirci la necessità di essere fedeli alle nostre convinzioni, alla morale e alle tradizioni. Dico tre cose che sono anche importanti, ma che rischiano di diventare degli assoluti, quando invece l'assoluto è la fedeltà a Dio e all'uomo. Questo, se mettiamo veramente questa fedeltà al primo posto, allora cominciamo ad essere missionari, cominciamo anche a imparare ad uscire da noi stessi e dagli nostri schemi, ad incontrare veramente gli uomini anche nelle Galilee delle genti. L'avevo già sottolineato ieri sera nella riflessione della veglia, no? E trovare lì dove viviamo noi, dove sono le Galilee, dove sono i luoghi di confusione dove l'umano ha bisogno di essere promosso, elevato. E soprattutto, ecco, un aspetto che mi porto dentro è che se non portiamo dentro la gioia dell'incontro con Gesù, non possiamo essere missionari. Rischiamo di fare esattamente come le donne che sono tornate dal sepolcro, ma non avendo ancora incontrato Gesù, non hanno saputo contagiare con la buona notizia gli apostoli. E anche loro sono rimasti perplessi, dicevano: queste qua hanno le trabecole. Solo dopo che hanno incontrato veramente Gesù, allora lì l'entusiasmo ha portato veramente alla efficacia della missione. Ecco, sono due o tre idee che mi sono rimaste particolarmente impresse in questi giorni. Io non vorrei. Tento. Dunque, personalmente, dico la cosa che mi è piaciuta molto in questo contesto che abbiamo vissuto, è che il che cosa ci siamo detti ha avuto una stretta relazione con il come ce lo siamo detti. E questa, secondo me, è la consegna più bella che respiro da questo convegno, al di là dei tanti contenuti, perché penso che l'abbiamo respirato, il Vangelo è una questione di stile, fondamentalmente, dove il contenuto implica il come, e il come è già annuncio, è un'espressione forte di che cosa il Vangelo realizza. Ci siamo consegnati un'esperienza vissuta che forse è anche la parola più significativa che ci siamo donati e che ci portiamo a casa, dove la diversità vissuta nella familiarità è anche l'espressione di una modalità di vivere il Vangelo. E poi, se per andare proprio alla struttura anche di questo convegno, io vedo che di fatto nella
Così nella dinamica di come è stato strutturato abbiamo indicato anche una struttura di vita ecclesiale, quella che poi è la dinamica missionaria che come comunità ecclesiale siamo chiamati a vivere, in questo aggancio continuo tra Vangelo e vita, che poi è stata la grande sfida pastorale nella quale il Concilio ci ha posto. Abbiamo tentato di recuperare insieme l'originale della prospettiva evangelica e attraverso un cammino significativo dei due verso Emmaus, io penso declinato nella strada, nella complessità della vita, della storia, nell'accoglienza della parola, nella disponibilità a celebrare la fruttuosità di questa parola e infine definirei nella carità, cioè la qualità delle relazioni che noi mettiamo in atto, quel tornare, quell'andare che proprio ieri abbiamo segnalato. I quattro quadri dentro i quali il convegno stesso si è consegnato, che poi a pensarci bene nel Vangelo è qualche cosa che riassume la dinamica missionaria di sempre. Penso anche al capitolo ottavo di Atti, l'esperienza di Filippo e dell'Etiope, in fondo l'incontro sulla strada, la parola che Filippo aiuta a comprendere, il celebrare, in quel caso la fruttuosità della parola nel battesimo, e poi il ritorno. E mi piace pensare che in ambedue i casi, sia nel primo Gesù, nel secondo Filippo, l'evangelizzatore sparisce dalla scena. Ma è così, anche noi spariremo in questi giorni, ma non per questo viene meno l'esperienza che abbiamo condivisa. E che poi, e concludo, io l'avverto come la grande consegna del Concilio. Permettete un richiamo breve, ma e poi l'Evangelica Audium ci ha rilanciato. Pensate la strada, la Gaudium et Spes, la parola, da Dei Verbum, la liturgia, il celebrare, la Sacrosanctum Concilium, la carità intesa come qualità di relazioni dentro la quale una Chiesa si pone, la Lumen Gentium, e chissà perché sono chiamate le quattro costituzioni, perché sono costitutive di un'esperienza di essere Chiesa, senza le quali noi non possiamo stare, non possiamo essere Chiesa. Ed è in questa trama che abbiamo tentato anche di condividere queste giornate. Forse richiamarcelo in sintesi può essere anche così una consegna ulteriore, no? Sentire come abitare la strada, accogliere la parola, ascoltare la parola, celebrarne la fruttuosità e condividerla, restituirla nella qualità delle relazioni, forse è la dinamica missionaria nella quale io sento di essermi arricchito proprio in questa esperienza che stiamo condividendo, perché insomma manca ancora poco, ma è un'esperienza anche questa. A voi la parola. Vescovo. Io vorrei ringraziare pubblicamente il Signore per avermi offerto questa grazia. Questi giorni di convegno per me sono stati una grazia. Io questi giorni li avevo riservati sinceramente a preparare la mia partecipazione al Sinodo dei Vescovi. Poi ho visto è stato fatto questo invito da parte del responsabile dell'ufficio diocesano come un'opportunità per ascoltare, per farmi raggiungere dagli stimoli. Quindi sono stati giorni di ascolto, di incontri, di condivisioni, e credo di avere ricevuto
a questo appuntamento che il Signore mi ha offerto, degli stimoli davvero risolutivi anche rispetto a dei dubbi che avevo circa alcuni interventi che dovrò fare al Sinodo. Le lezioni divine, stimolanti, soprattutto devo dire il dono più grande che ho ricevuto è stata la tavola rotonda di ieri, veramente grazie, grazie di cuore per le testimonianze che sono state offerte. Ecco, quella parola detta da Kappa è stata straordinaria. L'amore vince la paura dell'uscire, la paura di perdersi, la paura di mettersi in gioco fino alla morte, la vince solo l'amore. Davvero grazie, grazie di cuore. E questo sinodo forse è stato preparato anche da questo convegno. Arriverà la voce di questo convegno al sinodo, ve lo prometto. Perché ci sono state troppe cose belle ascoltate, troppe cose stimolanti per essere dimenticate o per andare perdute. E ho respirato in mezzo a voi l'aria buona del Vangelo. A posto di andare a respirare l'aria di mare, l'aria di montagna, ho respirato, grazie a voi, a tutti voi, l'aria buona del Vangelo. Io purtroppo sono testimone di una Chiesa che è solo un resto archeologico della Chiesa degli Apostoli. Chi è stato in Turchia purtroppo sa che questo è proprio fisicamente anche vero. La Turchia è stato il crocevia della prima evangelizzazione, dell'evangelizzazione apostolica, ed è oggi invece un monito a una Chiesa che si riduce solo ad una identità culturale ed etnica. Questo è il grande dramma del cristianesimo del Medio Oriente, ridotto ad una pura identità culturale, ed è il processo che ahimè sta accadendo anche nella nostra Europa. Il cristianesimo è diventato a un certo punto solo identità etnico-culturale, e questa è la morte del cristianesimo. È iniziato nel Medio Oriente, purtroppo. I sintomi di questa necrosi del corpo ecclesiale sono evidenti, perché abbiamo ridotto il cristianesimo a puro fenomeno etnico-culturale. Voi però mi avete testimoniato che c'è ancora il fuoco della Pentecoste e ve ne sono infinitamente grato. Grazie di cuore davvero a tutti i presenti, ma soprattutto quello che mi ha emozionato, noi siamo della regione Umbria, quindi un po' la regione che invita, no? Che accoglie, è stato vedere come c'è stato un cammino, cioè dal momento della riflessione sulla realtà geopolitica, sulle difficoltà, anche sul dolore, sulla morte, no? Che c'è nel mondo, questi segni di speranza, come ha detto il Vescovo, ti fanno capire che noi riusciremo insieme, in comunione, a cambiare qualcosa, se ci impegniamo tutti insieme. Io penso che persone di diverse culture, di diverse età, anche di diverse mentalità, si sono ritrovate ancora di più. Questa volta mi ha fatto tenerezza il nostro missionario, lo conoscete da anni, Padre Dante, no? Che a 83 anni ancora scrive brani, no? Sulla sua Amazzonia, oppure non so, storie di tante persone belle che si mettono in gioco. E quindi questo è molto importante. Però un elemento che mi ha molto colpito e che io proporrei come elemento di riflessione è stato quello di Don Dario. Cioè noi che camminiamo insieme dovremo vivere le nostre celebrazioni liturgiche con fraternità maggiore e soprattutto lui parlava persino di parole godibili, cioè con uno stile godibile per i nostri giovani, per le nostre famiglie che vengono alla messa, che a volte ci hanno paura di portare i bambini perché poi ci sta il rumore, eccetera. Cioè cercare di essere capaci, a partire da quello che siamo, in maniera godibile, in maniera accogliente, di far venire anche le persone con uno stile, insomma, un po' diverso, un po' più missionario, ecco.
Chi? Allora dico qualcosa. Mi è piaciuta molto quella frase che ha detto prima Angelo: fai come Dio, diventa uomo. Per me che sono donna, diventa donna. La cosa che volevo sottolineare è che il fuoco della missione ci viene dal Signore, ma anche dalla relazione tra di noi. Di non avere paura ad abbassarci. Cioè Gesù da Dio è diventato l'uomo, si è abbassato. E questo io lo vedo nei nostri ambienti, la capacità anche del vescovo di ascoltare, la capacità dei preti di essere al nostro livello, di abbassarsi. E per noi che siamo famiglia, per noi che siamo abituati a vivere questo fuoco dell'amore, con tutti i difetti, ma nel nostro cammino quotidiano, uomini e donne, ecco, io chiedo alla Chiesa, per non diventare un monumento e basta, come siamo stati in Turchia, abbiamo visto cosa è, di puntare sulle relazioni e sul fuoco dell'amore, è vero, delle famiglie, degli uomini e delle donne che vivono nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. Ecco, questo qui si respira e questo per me è molto bello ed è proprio l'amore che vince. Io ne sono convintissima perché l'ho vissuto, lo vivo continuamente. Si è sentito in questi giorni anche un po' a volte l'impressione della fatica e del fallimento di un modo di essere Chiesa. E vorrei ricordare in particolare un evento che sta capitando, e cioè l'esperienza dei piccoli fratelli, che sembra che vada verso la conclusione definitiva e probabilmente debba essere intesa come il chicco di frumento che cade in terra e muore, oppure come un linguaggio che va molto oltre a tutte le nostre impostazioni, sia culturali che etniche, eccetera, per riuscire a coniugare tra fede, testimonianza e vita quel filo sottile che molte volte nella vita non è descrivibile perché è soltanto trasmissibile con un vuoto di profondissimo rispetto verso tutti e tutte quelle che sono in cammino o pongono qualche domanda. Nonostante tutto questo, io condivido ancora la bellezza e la creatività di poter dire con dei gesti, con delle celebrazioni e con qualche gesto profondamente umano che la presenza di Dio c'è ed è nel silenzio, in quella leggera brezza che qualche volta dimentichiamo. Buongiorno, sono Don Angelo, dalla diocesi di Giano Policastro. Voglio ringraziare innanzitutto per la qualità degli interventi. Mi ha colpito tanto la testimonianza di ieri di Don Amedeo Cristino, che ha scosso, almeno a me personalmente mi ha scosso molto, la testimonianza di Anna, che andava verso Dio danzando. Mi si è sentito parlare tanto di andare in missione, però come sappiamo la Chiesa è per sua natura missionaria, è legata alla nostra vocazione nel battesimo, non tanto quel pensiero penso di andare in missione, ma di essere missione, cominciando da quelli di casa nostra, condividendo quella forza che viene da Dio, che è il suo amore,
e quindi impegnandoci a vivere con arte. Con arte non dico che dobbiamo essere tutti artisti, voglia Dio che fossimo tutti artisti del Vangelo, però vivere con arte pensando a un acrostico ha come ascolto, ascolto prima di tutto della parola, da vivere nella relazione fondamentale con Gesù, nello spirito e poi nella relazione umana, perché possa essere poi testimonianza e quindi sapendo che Lui è presente, è come Emanuele, Dio con noi, Lui ha promesso di essere presente e quindi cuori ardenti e piedi in cammino perché veramente possiamo testimoniare il suo amore. E concludo dicendo una frase che a me piace tanto di Benedetto XVI, il quale diceva che solo cuori convertiti all'amore che è Dio possono costruire un futuro migliore per tutti. Che Dio ci aiuti, ognuno di noi si dedichi ad amare così come Gesù ci ha insegnato. Grazie. Per me la parola bella che si è ripetuta in questo convegno è noi. L'omelia di Monsignore Massimiliano, il nostro vescovo, e quella di stasera, e cioè quella di stamattina di Sorrentino, no? Sono come l'alfa e l'omega di questo convegno. Poi ci è stato tutto il resto bello. Allora volevo dire, forse noi stessi che siamo stati in questo convegno, per poter avere più speranza di avere piedi in cammino, bellissima la relazione o la testimonianza di Don Amedeo che dice bisogna partire ancora, bisogna partire. Allora forse la cosa più seria da fare al momento in vista di questi piedi in cammino è di rafforzare questi cuori ardenti, mettere qualche pacemaker in più, non lo so, perché sono un pochino cuori un po' stanchi. Non lo so come sono. Allora, stamattina diceva Monsignor Sorrentino, bisogna ritornare alle piccole comunità, comunità familiari. Dico, sarebbe possibile che quelli che siamo qui, no, ritornando a casa, dare più forza, per esempio, ai nostri gruppi missionari. Saranno 5 persone, 6 persone, 8, 10, più o meno così, i gruppi missionari, no? Ma questi che siamo in questi gruppi, abbiamo il cuore ardente per poi partire? O forse anche lì il cuore ardente non si vede? O la suora che appartiene a una congregazione, anche all'interno di queste piccole comunità, ma c'è questo cuore ardente? Oppure noi diamo testimonianze di quello che c'è nel mondo, che non si comunica abbastanza, non si parla, non ci si mette davanti al Vangelo e si condivide la parola, no? Siamo un po' ci siamo mondanizzati. Allora, ecco, allora, per me questa è la cosa bella che mi porto, è quella di premere più l'acceleratore su noi. E noi inteso come opportunità di piccole comunità, laddove io sono presente e con il mio ardore, diciamo, questo amore per Gesù che può diventare quello di provocare piedi in cammino. Grazie a tutti quanti. Stiamo ringraziando tutti ed è bello questo ringraziamento familiare, però sento anche il dovere a nome di tutti voi qui presenti di ringraziare chi ha organizzato questo meraviglioso convegno, dal presidente, dalla segreteria, dai collaboratori, dai media qui presenti. Grazie, ma più forte questo applauso,
un po' più forte, bravi. Perché, perché dico grazie anche a nome vostro? Perché ci è stato consegnato questo fuoco che dobbiamo alimentarlo col ventilabro, no, sotto, a non farlo spegnere. Perciò i suggerimenti, i consigli, le richieste, gli impegni, tutto bello e meraviglioso. Allora io chiedo, proprio per non dimenticare, al Presidente, se in mese missionario che andremo a vivere fra pochi giorni, ecco, potessimo avere degli elementi da poter utilizzare anche nelle nostre vegne, oppure nei nostri incontri, oppure nelle nostre preghiere che faremo nelle nostre diocesi. E siamo qui ben rappresentati da quasi tutta l'Italia, diventa ancora di più, ecco, un impegno a dare altri fuoco, altri fuochi a coloro che vogliono impegnarsi in questo bellissimo cammino, ecco, nell'annunciare Gesù Cristo. Perciò, ecco, io penso sia una mia richiesta, ma anche una vostra richiesta, avere del materiale imminente da poter utilizzare. Allora chiarisco subito che il Presidente non c'è qua, c'è il Direttore Generale. Ecco, vabbè. E queste settimane non stiamo facendo miracoli, stiamo solo mantenendo viva una tradizione che è nata 21 anni fa e che si presenta come un'occasione straordinaria e preziosa di scambio di esperienze e di maturazione del nostro percorso missionario. Quindi cerchiamo di mantenere vivo. Qualche volta le ciambelle riescono col buco, qualche volta è senza buco, ma quando è senza buco si mangia di più. E questa volta io sono contento perché mi sembra che la ciambella sia venuta buona. E sicuramente vogliamo e siamo ben convinti che porteremo avanti questa tradizione, quindi ogni anno, ultima settimana di agosto, noi ci saremo per quanto ci sarà reso possibile. Per quanto riguarda l'ottobre missionario, è già arrivato in tutte le parrocchie l'animatore missionario, a tutti i parroci, a tutti gli istituti missionari, a tutti gli istituti religiosi è arrivato l'animatore missionario, ne abbiamo spedite 35.000 copie in tutta Italia. Nell'animatore missionario c'è anche la veglia per l'ottobre missionario, ma anche quella di ieri sera potete utilizzare, oppure potete fare voi, costruire una veglia missionaria utilizzando un po' dell'una e un po' dell'altra a seconda di quello che vorrete fare. Il materiale per l'ottobre missionario è già stato consegnato nei centri missionari diocesani, perché è stato spedito a metà luglio, quindi dovrebbe essere già stato consegnato nei centri missionari diocesani. Ecco, c'era un altro intervento là? Sì. Sì, direttore, solo per dirle che il gruppo di Bari, della diocesi di Bari, ringrazia, come ha già detto il Don, di questa bellissima organizzazione. Noi ce ne torniamo a casa con cuori ardenti, piedi in cammino e corpo danzante, va bene? Grazie ancora. Allora, ringrazio anch'io per i numerosi stimoli e a riflettere sulla nuova sfida che abbiamo, quella di essere missionari in questo mondo che si presenta con chiese vuote e quindi ci tocca rimboccarci le maniche e ricominciare a una evangelizzazione quasi da capo. Ora, anch'io mi sono posta la domanda che prima il professore diceva, no? Perché Gesù ha scelto dei marinai e io ho pensato sempre perché non ha scelto i pastori, no? Come apostoli.
È perché il marinaio è colui che lascia la riva sicura, affronta il caos e si fida, in questo caso, solo della parola. Quindi noi, come marinai, dobbiamo abbandonare le nostre sicurezze, chiese sicure, insomma, luoghi nei quali a volte ci sentiamo anche consolati, per avventurarci nel caos di questo mondo che presenta sfaccettature a volte angoscianti, a volte insomma soluzioni sempre più strane. Penso per esempio anche alla venuta dell'intelligenza artificiale, a nuove problematiche nelle quali noi comunque ci troviamo a vivere e dobbiamo testimoniare con questo cuore ardente, che qui abbiamo alimentato questo fuoco, con questo fuoco ardente, e dobbiamo essere testimoni autentici, perché adesso un po' come i primi cristiani ci è chiesto di essere ancora di più testimoni autentici della parola e di essere coloro che si mettono a fianco con la vicinanza al fratello e fare tirar fuori al fratello che è confuso, che può essere il giovane, che può essere l'adulto, che è confuso dai tanti messaggi che intorno ci sono, tante mode anche, più svariate nuove tendenze, ma che ha sempre dentro di sé una domanda che è quella in tutti i tempi, in tutte le latitudini. Quindi facciamo riscoprire al fratello quello che è veramente essenziale nella sua vita, e questo lo possiamo fare soltanto se restiamo uniti insieme, nel senso che insomma ci sentiamo chiesa, non isolati, non da soli, e però nello stesso tempo ci facciamo vicini al fratelli in maniera di compagni di viaggio, un po' come Gesù che avvicina i due discepoli che scappano e li ascolta e li fa riconoscere con quella carezza, li fa riconoscere quello che invece è il messaggio che in quel momento sfuggiva data la situazione, e si fa riconoscere. E niente, io insomma mi porto via questo e ringrazio tutti quanti voi per aver alimentato il mio fuoco e il fuoco di tutti. Due interventi ancora, gli ultimi due. Sì, sono Donaldo da Rimini e mi dispiace che sono arrivato tardi a questo convegno per impegni parrocchiali, ma ho visto che mi sono perso qualcosa di molto bello, no? Come voi lo state commentando, ma quel poco che sono riuscito a vivere, e realmente devo dire anch'io grazie al Signore, no? E questo appuntamento annuale è una grande esperienza di missio nazionale, e sono convinto davvero con voi di mantenerlo, perché è molto curato, gestito bene, è un momento di formazione, di crescita spirituale. E lamento, mi dispiace che della mia regione siamo gli unici, cioè Emilia Romagna siamo solo di Rimini, mi pare, no? Qualcuno di Bologna forse. Quindi come fare perché i diversi uffici diocesani valorizzino questo momento, cioè metterlo in agenda da tempo, no? Così, ecco. E poi la cosa che mi pare che sta emergendo sempre di più, il Vescovo della Turchia l'ha appena accennato,
l'omelia di questa mattina è stata molto centrata su questo. Evidentemente, Don Giuseppe lo diceva ieri sera, già la missione non è più un tema di geografia, di prendere l'aereo e partire, ma Papa Francesco ci ha realmente fatto capire che a 360 gradi la missione è realmente ovunque e soprattutto qui adesso anche. Ecco, allora vorrei dirvi questo, noi abbiamo una missione nella missione, non ci possiamo preoccupare solo di preparare un ottobre missionario o di accompagnare i partenti, eccetera, ma abbiamo una missione di iniettare spiritualità missionaria in tutte le dimensioni di Chiesa dove noi viviamo. C'è troppa gente triste, stanca, piognoni, è una Chiesa stanca questa qui. Ma se non è la missione che gli ridà vita. Io quando mi hanno fatto ritornare perché dal Venezuela, sapete che avevo paura, la paura mia era dire ma io devo rientrare in questa Chiesa così vecchia, così stanca, e che lascio una Chiesa così entusiasmante, no? E entusiasmante non perché c'erano folle, perché io sono partito su quei greppi della periferia di Caracas con piccoli gruppi, no? Piccoli gruppi, ma chiesa che nasce dal basso, dai poveri, eccetera. Ecco, questa chiesa, noi abbiamo la missione di far crescere, far nascere qui da noi, no? Cioè, Missio ha la missione davvero di ridare cuori ardenti ai preti, ai laici, a quelle quattro vecchie che vanno a messa, ai giovani che abbiamo perso per strada, no? Questa è la nostra missione e questo è gioia, perché la gioia non viene dal fatto che vedi delle masse, piazze piene, eccetera. No, la gioia deve vedere che sta crescendo dal basso una piccola chiesa. L'ultimo intervento poi per oggi. Sì. Sono Bianca di Alba ed è la prima volta che vengo al convegno e sono stata proprio contenta di essere venuta per diversi motivi, intanto per la qualità degli interventi, le cose belle che ho ricevuto, ma anche per le persone che ho incontrato, perché ho incontrato veramente tanti sguardi positivi, tante esperienze bellissime, ho avuto la possibilità di scambi arricchenti. Mi porto a casa questa frase che ha detto questa mattina Angelo: la dimensione nella missione è questa, creare relazioni d'amore, che sembra una cosa scontata e invece è la cosa essenziale. E poi anche il fatto che non bisogna avere paura anche della complessità del mondo nel quale viviamo, perché il mondo è già stato salvato e quindi bisogna avere fiducia e ciascuno di noi nel proprio piccolo può fare anche solo apportare una goccia di amore, ma questa goccia è quella che salverà il mondo, quindi bisogna avere questa fiducia. Grazie a tutti. Ma io non voglio fare una conclusione, ma eventualmente rimandare ulteriormente a quello che ci siamo detti, e certamente cercando di raccogliere qualcosa. Mi servo di una immagine evangelica e mi piace rimandare al testo del Vangelo di Marco, siamo al capitolo 10, al versetto 17 in modo particolare, là dove c'è una domanda che raggiunge Gesù. Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Quanto ci siamo detti in questi giorni
che forse il primo atteggiamento di stare sulla strada è quello di accogliere le domande, perché altrimenti c'è il rischio che noi ci impegniamo a dare risposte a domande che non ci sono. Ed è il rischio che abbiamo corso, che corriamo continuamente. Gesù lascia spazio alle domande. E nello stesso momento è bello vedere come Gesù dà fiducia, è appena stato detto, no? E dice, tu conosci. È bello pensare che tutte le persone che noi incontriamo in qualche modo sono loro che già custodiscono una risposta. Noi non abbiamo davanti dei secchi vuoti, ma abbiamo davanti a ciascuno di noi la ricchezza di una presenza che ci precede sempre nella forza dello Spirito del Vangelo. Ogni volta che noi incontriamo una domanda, è questa la pedagogia che dovremmo avere. Tu conosci. Che capite, non è un conoscere intellettuale, ma nel Vangelo è il sentire e accedere al tuo vissuto, perché la tua umanità, seppur ferita, possa parlare dell'esperienza del Vangelo. E la vita contiene l'alfabeto del Vangelo. A volte si tratta di ridare fiato a quell'alfabeto che ognuno contiene dentro la propria storia. E poi un terzo passaggio è questo giovane che dice: io queste cose le ho sempre osservate. Sapete, la parola osservare significa custodire con cura. È una umanità che custodisce i luoghi del Vangelo. Forse lo stile missionario che ci è chiesto è quello di trarre dal pozzo della vita le parole nuove, perché il Vangelo torni ad essere Vangelo, lieta notizia. E forse non dobbiamo inventarci nulla, ma dobbiamo attingere dal pozzo della storia e della storia dei popoli, delle culture, dei vissuti che incontriamo, quella realtà che custodisce nella cura i luoghi dentro i quali Dio parla. Io immagino, no, come anche incontrando la gente, le culture diverse, la realtà, ma che pozzo straordinario c'è in ogni cultura di un'acqua viva, dentro la quale Gesù stesso attinge, Dio stesso attinge. È bello sentire Gesù che dice a quella donna: dammi dell'acqua, dammi da bere. Io mi immagino un Dio, noi abbiamo parlato di due mendicanti, quasi due di Emmaus, ma guardate che il primo mendicante è Dio. È Dio che è appassionato della vita dell'uomo e in quell'essere mendicante traduce pienamente la forza e l'esperienza dell'amore. È un Dio che tende la mano a ciascuno di noi. E mi piace pensare che il tendere la mano non è un segno di un bisogno che dice una deficienza, ma è l'atto più grande di chi ama, perché chi ama dice: io ho bisogno di te. E la parola dell'amare di Dio è qui. Dio dice: ho bisogno di te, di te. Ma non è deficiente nel senso del mancante di qualcosa, ma è proprio l'intensità e la pienezza dell'amore che dice: ho bisogno. Perché ogni atto di amore è il riconoscersi nel bisogno dell'altro. Ma qua ci sorprenderemo nel Vangelo di quante volte Gesù stesso sottolinea il bisogno in questa forza dell'amare. E poi mi piace pensare anche in questa dinamica di stile missionario quello sguardo di Gesù. Fissò lo sguardo su di lui e lo
amo. Guardate che anche il verbo che viene utilizzato non è il verbo fileo dell'amicizia, ma è molto di più, che perfino ci imbarazza se non lo comprendiamo bene. Perché è un amore generativo questo qua. È l'amore propenso a intessere con l'altro una relazione capace di dare vita. Imbarazza. Ma imbarazza, ed è quello che ci siamo detti in questi giorni, perché l'amore di Dio sorprende sempre. E la sua parola più alta di amare, Dio ce l'ha detto, uno di voi diceva anche prima, no, divenendo uomo. È questo ciò di cui noi dobbiamo e siamo chiamati a prenderci cura e siamo chiamati a servire. Se l'amore di Dio, Dio ha tanto amato il mondo, è entrando, divenendo uomo, allora prenderci cura di ciò che è umano è il ruolo dentro il quale l'amore di Dio oggi si può raccontare con tutta la forza possibile. E qua permettete che richiami ulteriormente l'espressione stupenda di Paolo VI, noi esperti in umanità, perché dentro ciò che è umano, davvero Dio ha posto l'incontro pieno con la sua persona e nello stesso momento ci ha messo in grado di collocare il progetto più alto che Dio ha per tutti noi, custodire, servire ciò che è umano. E da ultimo, è bella la conclusione anche di questo, dove c'è un invito di Gesù a cui segue una tristezza che un po' vela in mezzo a noi, no? Anche in questi giorni ce la siamo detta a varie tinte, insomma. Quando Gesù dice, va, vendi quello che hai, poi vieni, seguimi. No, casomai. Cioè, vendi quello che hai. Questa è la fatica che abbiamo, io credo, oggi, che motiva la nostra tristezza. Non perché non abbiamo sentito, fatto esperienza, in qualche modo, dell'amore di Dio, perché, ma forse perché non abbiamo ancora compreso fino in fondo che cosa significa amare in pienezza. Là dove la condivisione è la parola, la forza che consegna l'esperienza dell'amore che abbiamo attinto. Forse non saremo in grado di pronunciare parole nuove sulla marcia di Dio, perché c'è una parola straordinaria che possiamo consegnare ed è la condivisione. Vendi tutto quello che hai. È lì la verifica, è qui la prova dell'annuncio dell'esperienza che abbiamo assunto. Ecco, io mi immagino che i due che tornano da Emmaus, come faremo noi, alla fine vanno nella comunità per vendere quello che hanno, non qualcosa di bagagli che hanno, ma l'esperienza, condividere la ricchezza dell'esperienza che hanno condiviso. Qui c'è il gioco e forse la scommessa che adesso ci attende. E sapendo che anche il silenzio, qualche volta ha diritto, anzi le troppe parole non giovano mai alla parola. E il silenzio non è mai vuoto, ma forse anche tante volte il nostro silenzio vissuto nella condivisione è lo spazio perché la sola parola di Dio abbia forza rispetto alle tante nostre parole e qualche volta chiacchiere. Allora lasciamo che questo ritorno, va, vendi quello che hai, che diventi la forma più espressiva del Vangelo, che ha il tono vero della carità, cioè delle nuove relazioni che metteremo in atto.
Un grazie anche a Don Ezio che ci ha fatto queste finestre missionarie molto intense. Ecco. E concludiamo. E la giornata missionaria mondiale, voi dovete essere quelli che convincono le vostre diocesi, le vostre parrocchie, eccetera, eccetera, a capire che non è la giornata del mio progetto, del mio istituto, delle mie missioni. È la giornata missionaria mondiale e le offerte sono per le pontificie opere missionarie che aiutano indistintamente tutte le giovani chiese. Ci sono giovani chiese che dipendono esclusivamente dalle pontificie opere missionarie perché non hanno altri gemellaggi. Non sviamo quella intenzione. È la giornata delle pontificie opere missionarie. Vi prego, aiutateci. Grazie. Buon pranzo e alla prossima!